Battere il ferro finché è caldo. E questo è il mantra che Pieric e compagni avranno ripetuto più volte negli ultimi giorni, dopo il successo al Palamaggetti nello scontro diretto contro Orzinuovi. La vittoria contro la squadra lombarda, la seconda consecutiva, ha infatti ridato fiducia ed entusiasmo alla Sapori Veri Roseto, che ha dimostrato ancora una volta di avere una forza mentale da squadra d'alta classifica, a discapito della giovanissima età del roster e dei tanti esordienti. I successi con Montegranaro ed Orzinuovi hanno poi lanciato un segnale chiaro, soprattutto alle avversarie che lotteranno con gli Sharks per il mantenimento della categoria. Per battere i biancazzurri si dovrà faticare, e tanto, perché difficilmente cederanno la posta in palio. Classifica alla mano, Roseto adesso è anche a ridosso delle parti più nobili della graduatoria, a dimostrazione che, citando le parole espresse da Lazar Nikolic, bastano due vittorie consecutive per essere nei playoff e due sconfitte consecutive per sprofondare nelle zone a rischio. Il campionato rispetto allo scorso anno è nettamente più difficile, se contiamo che sono soltanto 8 i punti che dividono la capolista Verona dal fanalino di coda Orzinuovi. Il bilancio degli Sharks, quindi 4 vinte e 4 perse, è più che dignitoso, e a maggior ragione bisognerà prendere ulteriore fiducia per il match infrasettimanale contro Ravenna. I giallorossi romagnoli, allenati dal teramano doc Massimo Cancellieri, ex vice all'Olimpia Milano, sono reduci dalla sconfitta contro l'Urania Milano a proposito di campionato equilibrato, ma occupano attualmente il secondo posto in classifica a quota 10 punti. L'ossatura principale del roster si basa sulla coppia statunitense Charles Thomas-Giddy Potts, ben orchestrata dal fosforo di Tommaso Marino. Di contorno tanti giocatori esperti come Sergio, Chiumenti e Venuto, ai quali si aggiungono gli estoni Treyer e Jurkatam. Partita quindi che si prospetta difficile, ma allo stesso tempo più che possibile, ed occhio a Roseto formato trasferta, autore già di due colpacci esterni pesantissimi a Caserta e a Montegranaro. Palla 2 questa sera alle ore 20:30 al Palazzo Mauro De André.